Allora, aspetta che dovremmo già essere in diretta. Siamo già in diretta. Siamo in diretta. Allora, buongiorno a tutti. Aspettiamo un attimino, Buongiorno a tutti. aspettiamo un attimo che, come sempre, aspettiamo che si colleghino un po' di persone per poi iniziare carichi in una diretta particolarmente interessante oggi. Intanto, buongiorno, siamo già una quarantina di persone, aspettiamo che saliamo, 73 persone, ci stiamo con ok, allora, Massimo Roberto Musso, buongiorno! Ciao Claudio Roberto. Puntinello, Lucia Fontana, Maurizio Lanzillo, Alessandra, ciao Ale, Angelo De Graziella Rosi. Ballerini, Rovi Paci Invernizzi, Gianni Valicella, Anna Maria Lechioschi, Alessandro Fischetti, Ivana Maria, Domenico Orsè, insomma, state collegando, siamo già in 100. Mi stanno anche chiamando adesso, non devono chiamarmi adesso. Siamo già in 100, 216. 216 persone collegate in diretta. Aspettiamo ancora un po' perché oggi inizieremo, a differenza di ieri, dove ho iniziato in una maniera subito d'attacco, in maniera preventiva e prendendo le distanze da un governo che, a mio parere, non si espone e non prende piena responsabilità per i carichi ricevuti e per quanto poi percepisce anche tutti i mesi, no? Insomma, e lo fanno di lavoro, non è una gentilezza che ci fanno, però vabbè, è il mio punto di vista. Siamo a 298, quindi direi che a questo punto possiamo iniziare. Buongiorno a tutti, Buongiorno a tutti. benvenuti anche alla puntata di oggi. Io e questo qua di fianco a me, Enrico. Come sempre, capello più lungo e la barba va avanti. Vediamo quando ne esco. L'ho detto a mia moglie anche stamattina. Io taglierò barba e capelli quando usciamo da questo benedetto o maledetto Covid-19, questo virus. Allora, 320 persone. Oggi, durante la diretta di oggi, quindi, come fa la nostra amica Barbara D'Urso, no, non cambiate canale perché oggi avremo la possibilità, l'occasione di confrontarci in diretta, perché con noi, anzi, già lo saluto, ciao Cristian, lui mi sente, ma io non ti sento perché la regia ce lo tiene nascosto quando è il momento di salire sopra, che è una storia che in questo periodo è abbastanza ricorrente in tutta Italia e in tutto il mondo, no? Cristian ha la sua fidanzata, che oltretutto è un'infermiera, che è risultata positiva al tampone del coronavirus. Di conseguenza a lei è stata prescritta una quarantena in casa sua, quindi è chiusa in casa, con l'obbligo tassativo di non poter uscire di casa. Il suo compagno, Christian, invece, non gli hanno neanche voluto fare il tampone, perché hanno dato per scontato che, essendo suo compagno, anche lui avesse il coronavirus. Di conseguenza, anche lui è in casa, ma lui, a differenza della compagna che non può uscire, lui non ha questo tipo di restrizione. E di conseguenza, Christian dice: io non vado in giro a correre, non vado a fare jogging, non vado a passeggiare, a prendere il sole, però, se non mi portate a casa al mangiare voi, io esco, vado a comprarmi da mangiare, porto giù il cane a fare la pipì e torno a casa. Però io esco e che nessuno mi dica niente, perché sennò magari mi incazzo anche, perché parliamo di un diritto, no? Dall'altra parte, quindi, come dire, da una parte potremmo aprire una grossa polemica, magari non tanto a Christian quanto a quello che c'è, come si dice in italiano, Rededor, in italiano, Rededor è attorno a questa pandemia, Contorno, no? Di contorno. contorno, bravo, di contorno, quindi le organizzazioni, cioè veramente al di là di un servizio sanitario che sta dimostrando di avere un cuore e un animo, di avere qualcosa di immenso, di immenso, però di base continuiamo ad avere un'organizzazione, o che sia il governo, che fa veramente cagare, che fa acqua da tutte le parti, e abbiamo un pericolo che, come vedete, i vettori, comunque, obbligati o no, escono. Non c'è,
non c'è niente da fare. E nel momento in cui i vettori escono, come il nostro amico Christian, dove andiamo a finire? Quando andremo a chiudere questa maledetta, questo maledetto episodio e capitolo della nostra vita? Ma ne parliamo tra poco con Christian, quindi state là. Intanto io farei salire su Claudio Punturiero. Allora, eccolo là. Ciao Claudio. Ciao a tutti. Ciao, ciao Claudio. Ciao, ciao, ciao. Allora Claudio, l'abbiamo fatto tornare collegato oggi perché poi parleremo insieme un po' di tutto, ma perché ieri io ho lanciato una missione a Claudio e agli altri. L'altro Claudio è sparito perché alias, poverino, aveva delle cose di lavoro da fare, non poteva, ma Claudio invece sì. Claudio, tu ci devi raccontare una barzelletta. Facci sorridere prima perché poi non ridiamo più tanto. Dai. Allora, io non mi sono preparato, forse ce n'ho una vecchia nel... non è tanto vecchia però. Allora, l'ottavo nano durante il coronavirus, come si chiama? Si chiama Misolo. Devo ridere? Lo sapevo, io lo sapevo, vedi che non lo volevo raccontare. Ma che barzelletta è questa qua? Io lo sapevo, vedi, lo sapevo. Io chiedo scusa a tutti per il livello così barzelletta basso. Una barzelletta di merda questa qua, Claudio. Comunque, allora, leggiamo due messaggi. Enrico, sì, allora non bastano più 100 morti per chiudere tutti i negozi e pene severe per chi esce. Allora vorrei un attimino, Pier prima ha detto una cosa che trovo giusta in parte, nel senso, il governo, siamo noi quando lo contestiamo, il governo siamo noi quando è in emergenza. Per cui in questo caso a fare, come posso dire, ordine, dobbiamo essere noi stessi a salvaguardare quello che succede per le strade, quello che succede negli ospedali, eccetera, eccetera. Ognuno di noi deve fare la propria parte. Io sono assolutamente d'accordo che gente attiva vorrebbe essere al pronto soccorso a dare una mano. Io sono uno di quelli. Cioè, il mio grosso problema di questi giorni non è tanto il dover stare in casa, il dover stare segregato, è non poter aiutare, non gli altri inteso proprio come buon samaritano, perché non voglio neanche passare per quello. Il problema è che non sei attivo, non riesci a fare qualcosa contro questa bestia che sta uccidendo la gente. Però siamo i primi. In realtà, invece... probabilmente esattamente l'opposto, perché è proprio facendo questo che possiamo salvare la gente, stando in casa, non muovendoci, stando in casa e mangiandoci le... È vero altrettanto che io... In maniera passiva, chiaramente, non in maniera attiva. Chiaro, no, passiva, è vero, ne abbiamo parlato proprio di te l'altro giorno, Enrico, no? Parlavamo della donazione di sangue, dicevamo, tu mi dicevi, cavolo, ma tutti dovremmo fare delle dirette e dire alla gente andate a donare. Io ti dicevo, no, non devono andare a donare, ma non devono andare perché... Per salvarne uno ne infettiamo 100, non ne vale la pena. Che vengano, che si organizzano dagli ospedali con delle ambulanze e girino comune per comune sotto i condomini, uno alla volta. Io che nella normalità me ne vergogno, ma ho paura degli aghi nonostante sono pieno di tatuaggi, non faccio donazione di sangue perché sverrei tre volte, io scenderei a donarlo. Sì, perché certo. In questo momento, ovvio, è vergogna anche, quindi io scendo, però è chiaro che per poterlo fare bisogna tutelare anche gli altri, perché se salvarne uno ne ammazziamo 100, però continuiamo ad essere in questo limbo dove urliamo alla disperazione e non si fa niente, per meglio dire, non è vero che non si fa niente, perché quello che faccio io e quello che fate voi, tutti voi che siete a casa, è tanto stare in casa. È tanto, perché io, credetemi, come voi immagino, la mattina mi sveglio, ma con gli occhi ancora chiusi dico, cazzo, che no, siamo nel momento del coronavirus, e oggi che cazzo, cosa fa? Oddio, un'altra giornata in casa. Quindi è tanto quello che facciamo, pesante, perché è molto, esatto. È molto, molto pesante. Una piccola parentesi.
Poi noi le dirette non le prepariamo, per cui quello che ci viene in mente diciamo, ognuno ha un argomento da portare. Io volevo portare oggi, oltre al ovviamente il documento importantissimo che Pier ha trovato, e questo è una cosa pesante, dopo Pier lo spiegherà meglio, dobbiamo parlare del MES, il rischio che abbiamo corso in questi giorni. E fortunatamente in questo caso la classe politica si è ribellata a Conte, e abbiamo corso un rischio grosso, praticamente se noi avessimo accettato dal MES i denari che ci servono, dopo parleremo delle manovre eccetera, ma se avessimo deciso di non accettare ma di accedere a questo fondo europeo, in realtà ricordatevi che il MES avrebbe deciso per sempre le regole del gioco italiano. Andiamo pure avanti con quello che intendi. Lì adesso sarebbe un altro capitolo che lo apriremo magari in un'altra diretta, che è proprio la vergogna di una comunità europea che la maggior parte di noi hanno disdegnato dal primo giorno e hanno alimentato giorno dopo giorno per arrivare ad oggi, dove ci troviamo a essere i rifiuti e le scorie della comunità europea. Siamo noi, non ci calcola nessuno. Non ci vogliono, il cinesi, territorio. Vogliono il territorio, e che vadano a fanculo. Ma che vadano a fanculo con tutte le... Quante sono le stellette? Sono tante le stellette europee. Io non le ho mai contate. Sulla togliene una, tutte le altre mandale a fanculo da parte mia. Lo firmiamo anche perché non siamo l'Europa. È sufficiente che ne manca una, l'Inghilterra, e non siamo l'Europa. Va bene, allora intanto io porterei una prima testimonianza, tanto Cristian tu stai tranquillo, tanto non devi uscire di casa, quindi stai tranquillo. Per chi si è collegato adesso, come vedete nel sottotesto, io resto a casa, sì, ma oggi abbiamo una diretta con una persona che, ahimè, purtroppo è una delle migliaia di persone che è una contagiata, un'infetta del coronavirus, del Covid-19. Lui è la fidanzata, che tra l'altro la fidanzata è una infermiera. La fidanzata infermiera però è tassativamente reclusa in casa, preventivamente gli hanno fatto il tampone, trovata positiva e chiusa in casa, mentre invece lui, Cristian, il fidanzato, non gli hanno fatto nemmeno il tampone, hanno dato per buono che fosse contagiato anche lui, ed è anche lui a casa, però non ha questo tipo di restrizione, anche perché Cristian dice... Io esco, che possa creare polemica, io esco perché io devo andare a farmi la spesa, devo portare giù il cane a fare la pipì, a meno che qualcuno di voi che mi sta ascoltando non viene e mi porta da mangiare, allora io non esco più. Quindi anche lì c'è una falla enorme, perché abbiamo dei vettori che potrebbero essere contagiosi, che escono, mascherina non mascherina, potrebbe essere, è polemica. E rimanete là che tra poco lo portiamo su con noi. Intanto io tiro su, come si suol dire, lo acchiappo da sotto e lo tiro su. Barbara Riva è una madre che vive nella zona rossa, perché parliamo della Brianza, parliamo... Ciao Barbara! Ciao Barbara! Sì. Ciao Barbara! No. Quindi lei, diciamo che è... tu Barbara, possiamo dire che sei una reclusa, ormai... Sì. Fanno parte della prima leva, no? Sì, dei reclusi. Scusa un attimo, se volevo intervenire su una cosa. L'argomento che tu hai fuori prima per quanto riguarda la donazione, io dono sangue da 10 anni all'Avis, continuano ad arrivarmi messaggi praticamente perché hanno bisogno sangue, dicendomi, assicurandomi che non ci sono pericoli. Io sinceramente ho paura, perché vedo video che comunque sono su queste poltrone distanziate tra loro come lo sono sempre state, e dicono che ti provano la febbre prima di entrare. Ma se io non ho la febbre e c'ho in circolo questa cosa, come faccio a fidarmi, andare a donare in mezzo a queste persone? Di domanda. Esattamente quello che ti dicevo io. Chi lo faceva, ma anche chi non l'ha mai fatto, che oggi vorrebbe iniziare a farlo perché capisce l'importanza che ha per salvare le vite umane, come fai a rischiare? Anche perché io vado, dono il sangue, e se rimango infettato io, poi dopo porto a casa con i miei figli, mia suocera. Cioè, capisci, c'è una situazione che è veramente organizzata male. Capisco anche che il sistema sanitario sia sotto una pressione enorme, ma infatti io non mi lamento del sistema sanitario oggi, mi lamento dell'organizzazione che c'è sopra il sistema sanitario, che dovrebbe, a prescindere, prendere
che siano volontari, che siano delle persone in pensione, che prendere delle persone e mobilitarle con dei veicoli e farli girare per tutti i condomini sotto casa, io scenderei a donare il sangue, Barbara. Ma dimmi una cosa, tu sei in provincia di Milano, quindi tu sei là da un po' reclusa, fai parte della prima leva. Sì. E... com'è la percezione, la sensazione, la vita? Come vi svegliate la mattina? La vita, innanzitutto quando mi sveglio la mattina spero di aver fatto un incubo, che non sia tutto vero, e poi come accendo la televisione sei tartassata di tutte queste cose e ti rendi conto che è la realtà. Il mio primo pensiero è, vabbè, alla mia famiglia, naturalmente, i miei figli, mio marito, ma sono, va ai miei genitori, perché ho i miei genitori che sono lontani, sono anziani, hanno problemi di salute e devo giostrarmi nell'uscire per portare la spesa, perché nessuno porta la spesa, nessuno gli porta le medicine. L'assistenza che dicono che c'è in determinate province, in altre no, in determinati paesi, in altri non c'è. E quindi è sempre il patema che quando devo uscire per fare queste cose ho paura, che se mi metto mascherina, calzare, mi metto di tutto, mi disinfetto tutto, perché poi tu mi conosci che sono maniaca di mio, figurati in questa situazione. Rispondendo, però... ti interrompo un attimo, rispondendo a qualche messaggio dove in realtà parlano della spesa online, ricordatevi che sono saturi i supermercati, ve lo dico proprio in prima persona perché ho amicizie da anni che lavorano nei supermercati in Brianza e le spese online non sono così certe come si vuole far sembrare. Infatti, allora io scusami Barbara, tra l'altro sapete che sono a Roma bloccato, io ho sempre fatto la spesa online perché girare a Roma è complicato con le buste, spese, è un casino, quindi faccio la spesa online. In realtà ci sono, e qua poi dopo apriremo un altro portale di denunce, di vergogna, di sciacallaggio, il fatto che ci sono gli unici portali che ti assicurano velocemente la spesa, non faccio i nomi perché sono decenti, però avranno un costo. La bottiglia d'acqua San Pellegrino, una bottiglia a 7 euro, una bottiglia di acqua San Pellegrino, una. Certo. Vergognoso. Certo, certo. Allora, Barbara, dimmi una cosa. Perché, scusa, puoi finire una cosa? Sì, per... Barbara, sì. Noi abbiamo fatto a fine febbraio la spesa online, io e mio fratello per i miei genitori, e la prima consegna è al 30 di marzo. Quindi capisci bene che abbiamo dovuto comunque confermare la spesa, tenerla lì perché se poi la gestisci non sai quando andrà, e portare a muoverci noi, perché comunque non possono stare un mese senza queste persone, senza mangiare, senza avere la priorità che è il cibo, voglio dire, o le medicine. E quindi devi portarti avanti un mese prima per la plebe, per la gente che purtroppo non si può permettere di avere dei soldi in più per poter pagare una bottiglia d'acqua. 7 euro, che è vergognoso, è veramente vergognoso. Quello non va bene, perché ci sono delle disfunzioni del sistema, ci sta, è una cosa che non è mai successa, è una cosa grandissima. Sì. In realtà è lo sciacallaggio che non ci sta, è chiaro. Esatto. Però i rappresentanti di quei sistemi, di quegli enti, di quelle associazioni in difesa del consumatore, no? Dove sono? Cioè, è possibile che siamo solo noi? Cioè, tanto è online, lo vedi, eh? Acqua San Pellegrino 7 euro, mascherine usa e getta di plastica, usa e getta, quelle di plastica dure, brutte, no? Usa e getta 5 euro una, qua a Roma, eh? Una. Allora, sulle associazioni civili oggi è meglio che non dico cosa penso, comunque, nel senso che non sono mai state al di fuori di un grande lucro, non di lucro, per cui non credo che possiamo aspettarci oggi qualcosa di diverso. Vabbè, dimmi una cosa, Barbara, tu hai dei figli, Greta e Dylan. Greta è già più gestibile, piccolina, tuo figlio è un pochino più grande, ha 18-19 anni, quanti anni ha? No, ne ha 25 quest'anno. Porca miseria. Porca vacca, 25 anni, però è a casa con te, no? Tu lo tieni a casa o gli permetti di uscire? No, mio figlio di suo sta a casa. Perché ultimamente io sto vedendo in internet
Ragazzi, avete visto il naviglio stamattina? Le foto del naviglio stamattina? Il naviglio grande a Milano? No. Pieno, praticamente come se nulla fosse. Ve le mando dopo. E questa sì, è la vergogna. E questa è la vergogna di un sistema. Credo che li salgano a 3 giorni fa, perché poi ci sono stati, se non erro, dei provvedimenti per questa cosa qui. Però non speriamo, conosco. Speriamo. E sì, comunque, ma... Milan sta a casa, ha chiuso anche dove lui lavora, che mio figlio è un parrucchiere, è a casa prima per il lavoro, una cosa sua per la salute, perché si è reso conto della gravità in cui viviamo, anche perché gli ho detto: figlio mio, è meglio a casa che ti annoi, tra parentesi, e non ti fai un cubo che non sai se vieni fuori disteso. Quindi prendiamo nel male il bene e diciamo: siamo stati fortunati che siamo nella nostra casa con la nostra famiglia, perché veramente le cose qui non sono gravi, sono gravissime, e la gente non si rende conto del male che può fare agli altri o a se stessi andando in giro, non si rende conto, e di avere le persone sulla coscienza se dovesse succedere qualcosa. Io ho mio fratello che vive a Bergamo ed è nella zona rossa, sente ambulanze dalla mattina alla sera, giorno e notte, e non si muove da casa da 20 giorni, e la spesa la devono ordinare online, andare a ritirarla fuori dai supermercati, tutti blindati, a turno, una famiglia, 8 di giorni, perché questa è la legge, e dovrebbero rispettarla tutti, perché se l'avessero rispettata prima non saremmo arrivati a questo numero di morti. Veramente sono questa cosa. Allora, intanto vorrei rispondere un attimino a Anna Maria Lecoschi, che dice: Pier, non è così semplice come può sembrare organizzare un camper per macchinari per la donazione del sangue. Ci vorrebbe... Allora, Anna Maria, sono pienamente d'accordo, ma in questa situazione che stiamo vivendo, che qualcuno mi dica cosa c'è di semplice. Non c'è niente di semplice. Non sto dicendo, Anna Maria, che dai, su, svegliatevi, domani mattina fuori le ambulanze, no, organizzatele, ma devono organizzarle, perché parliamo di donazioni di sangue, possono salvare delle vite, e vale la pena fare il sacrificio di capire come, quando e perché. Perché si può fare, un po' come diceva Enrico, prima ci sentiamo un po' anche, aiutiamo in maniera passiva, però magari qualcuno di noi può aiutare anche in maniera attiva, che però nascano delle comunicazioni, delle cose organizzate, vigilate, verificate, perché le cose funzionino meglio, perché così come stanno facendo non va bene. Allora, Barbara, intanto io ti mando un bacione, saluto a tutti a casa e ti ringrazio per averci fatto compagnia. Ciao Barbara, fatto testimonianza. Ciao Barbara, ciao. E direi che è arrivato il momento di portare su con noi Christian. Ripeto, Christian è una persona infetta da coronavirus. In realtà la storia di Christian ci insegna che la prima infetta in casa sua è stata la sua compagna, infermiera, tra l'altro, ha riscontrato attraverso il tampone, insomma, la positività al coronavirus, al Covid-19. E quindi lei legalmente è stata tassativamente messa in quarantena in casa sua, con l'obbligo a non uscire. La cosa anomala, ma adesso ne parliamo anche con lui, è il suo compagno Christian, che lui dice: a me non mi hanno fatto il tampone, a me hanno dato per scontato che ce l'avessi. Chiaramente vivo con lei, quindi è facile che io ce l'abbia, però non lo so, quindi mi hanno anche lasciato in una situazione di ce l'ho, non ce l'ho, cosa mi succede? Insomma, e già questo è un primo dato di fatto. Ma la cosa più grave è che Christian dice: Pier, io esco di casa, mascherine e guanti, nel rispetto di tutto e di tutti, però io esco di casa. Quindi io, quando devo, io esco di casa, perché io tutti i giorni devo far fare la pipì al cane, e io il cane non lo abbandono. Quindi io devo uscire di casa e poi devo andare a fare la spesa, perché se io e lei rimanessimo tutti bloccati in casa, chi ci porta da mangiare? Allora, Christian, io ti porto su con noi. Ciao Christian, buongiorno. Ciao Christian, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Christian, senti, io normalmente inizio dicendo: come stai? Oggi evitiamolo, come stai? Ti vedo bene, questo probabilmente
anche a dimostrazione che il Covid-19 non è necessariamente quello che ti porta alla morte, ma anche quello che magari ti fa stare male. Però in realtà il vero problema, il dramma di questo Covid-19 non sono le persone come te, che magari lo possono attraversare in una maniera, affrontare in una maniera a casa, mi faccio la mia influenza e vaffanculo, no. Però lo trasmetti, no? Lo trasmetti. Lo puoi trasmettere, e trasmetterlo vuol dire aprire poi delle cose. Allora, intanto, prima di poi entrare nello specifico, però raccontaci un po' l'evoluzione di a casa tua, come è successo, come sono stati i passi. Aspetta, scusa Cristian, non ti sentivamo, ricomincia da capo. Mi sentite? Sì, adesso sì. Ok, niente, tutto è incominciato con una telefonata alla mia compagna, essendo lei infermiera, dicendogli appunto che il giorno prima è entrata in contatto con un paziente a cui hanno riscontrato il coronavirus e quindi anche lei doveva essere soggetta al tampone. Intanto Cristian, scusami, tu dove vivi? Che in provincia di? Cremona. In provincia di Cremona, ok. E quindi la mia compagna ha fatto il tampone il 5 di marzo, e sì, che era un giovedì, e i risultati li ha avuti il giovedì dopo, quindi 7 giorni dopo gli hanno dato il risultato che lei era positiva. Nonostante comunque tutto questo trascorso di tempo che non sapevamo se era positiva o non positiva, entrambi abbiamo svolto comunque il nostro lavoro, perché nessuno ci aveva detto di stare a casa, quindi comunque noi in questi 7 giorni che abbiamo aspettato abbiamo svolto i nostri compiti, quindi siamo andati a lavorare. Stiamo dicendo quindi che la tua compagna quindi in ospedale facendo l'infermiera, e tu? E io sono un venditore. Quindi andando dai clienti e incontrandoli, ok. E nulla, dopo che ci hanno dato la positività al test, lì ci siamo bloccati, lì siamo rimasti in casa, in quarantena, e sia io che lei abbiamo cessato le nostre attività. Però tu hai fatto domande alle autorità, agli ospedali, della tua condizione, qualcuno non ti ha risposto, non hai detto niente? Allora, l'ATS, che è in contatto con la mia compagna ovviamente, l'ha chiamata per dargli la positività, lei ha spiegato che io ero in casa con lei, e la dottoressa dell'ATS ha detto semplicemente: è inutile che facciamo il tampone anche lui, perché comunque lo trattiamo da positivo, è un tuo compagno, ci vivete insieme, dormite insieme, quindi sicuramente anche lui al 100% è positivo, evitiamo di fargli il tampone, lo trattiamo da positivo. Scusami, questo quanto tempo fa è successo? Questo è successo quindi il 5, 6, 7, 8, 9, 10, il 12 che gli hanno detto appunto che lei era positiva. Il 12 più o meno una settimana, 8-9 giorni fa. E tu come oggi come ti senti? Anche la tua fidanzata, come state? Cioè, a livello di sintomi? Allora, io personalmente ho avuto solo qualche giorno un po' di tosse, ma proprio lieve, e dissenteria. La mia compagna invece una tosse un po' più persistente, sempre dissenteria, ma anche delle volte si sentiva un po' oppressa all'altezza del petto, quindi aveva un po' di faticava a respirare, però sono tutte cose molto lievi, ecco, nulla di grave, tant'è vero che comunque state bene. Fino adesso sì, stiamo bene, godiamo di ottima salute. E sono contento. Però di base, Cristian, tu hai la consiglio, adesso faccio un po' tipo quanta un zecchio. Gente hai visto in questa settimana? Tipo un zecchio. Quanta gente hai visto in questa settimana? Gente, ho visto solamente quando esco con il cane incontro 2 o 3 persone dal marciapiede opposto o dalla via opposta, ma a contatto avrò solamente il mio droghiere a cui io scendo per comprare le cose essenziali, che possono essere dal pane all'uovo alla farina alla pasta, ma contatti veri e propri non ne ho mai avuti. Tu hai la consapevolezza comunque che tu potresti essere, anzi che tu sei un possibile vettore per questo virus?
Sì, certo. Se una via di uscita e di scappatoia per questo virus. Assolutamente sì, ne sono consapevole. C'è da anche da dire che nonostante tutto io metta mascherina, metta guanti, ma io comunque ho l'esigenza, come penso tutti noi, di dover mangiare e di dover sopravvivere. Pertanto non ho un, adesso io faccio un nome non perché ce l'abbia con lui, ma non ho un Gino Strada che mi viene a portare la spesa a casa, oppure qualcuno della sanità che ci aiuti in questo a non uscire ma a provvedere a mangiare, ecco. Quindi dobbiamo cavarci tra di noi, nel senso non ho nessuno che ci possa dare la mano, anche perché c'è il divieto assoluto di incontrarsi, di uscire, ma non solo per me ma per chiunque. Quindi l'unico modo che abbiamo noi, l'unica mano è tra me e lei, solo io potrei uscire tra virgolette, perché io non sono dichiarato, la mia compagna è dichiarata. Parliamo di una questione burocratica, appunto. Burocratica, perché se a lei la fermano e lei sull'autocertificazione lei deve dichiarare che è positiva, perché è stato dichiarato che lei è positiva. A me se mi fermano io non posso dichiarare che sono positivo, a me il tampone non me l'hanno fatto, sono asintomatico, non ho sintomi. Ok, allora vorrei un attimo Claudio, perché vedo il dissenso di Claudio. Dici tutto. Cioè, allora, innanzitutto vorrei sapere se la tua compagna l'hanno fatta pagare per fare il tampone oppure no. No, non l'hanno fatta pagare. È un'infermiera. Ok. Beh, volevo sapere, perché comunque fare un tampone so che costa comunque dei soldi. Lui no. Va bene. Allora, innanzitutto, io scusami, però sono di parere completamente opposto al tuo. Perché se le persone che siamo sane non possiamo uscire, che ci fanno la multa, ci fanno tutto il resto, tu sai che sei positivo, non puoi uscire. No, il tuo cane, gli fai fare la pipì sotto a un metro, non puoi uscire, devi stare a casa. Mi perdoni Claudio, ma è lei che mi dice che sono positivo? Ma lo sai, scusami, ti do del tu, però, perché siamo più o meno coetanei, forse sono un po' più grande di te, non lo so, però io non riesco a capire che tu esca e tu vada a fare la spesa. Io sono, per me non è possibile questa cosa qui, cioè io la regola, Claudio, la regola è impossibile, è inconcepibile. È chiaro che prendercela con lui, cioè prima di tutto io me la prendo con lui, ma lui non deve uscire, lui deve stare a casa, basta. Allora una domanda Cristian, perché Claudio te lo dice con animo caldo, no? Io te lo dico fondamentalmente con lo stesso significato, ma in una maniera un attimino più, no? Mi fa ridere perché noi abbiamo le mura domestiche. Il signor Claudio, a meno che non ha una parete colorata di cielo azzurro, non mi pare che sia in casa. Sì, però allora aspetta, perché se no andiamo a creare. Poi ti risponde Claudio, diciamo così, potrei risponderti io, ma dopo gli lascio la risposta a Claudio. Quello che ti vorrei dire io è questo, perché occhio alla tua risposta, perché qua potrei riattaccarti dichiaratamente, perché tu esci per... Allora, il cane, come diceva Claudio, esci un metro, gli fai fare i bisogni e torna su, fine, chiuso, non ha bisogno la passeggiata. Mentre invece la cosa importante, vitale, in realtà è il droghiere, fare la spesa. Il droghiere non ti può portare la spesa a casa? Questa è una cosa che dovrei chiedere io a lui. Male Cristian, dovevi chiederlo all'inizio. Oggi può essere tardi per un po' di persone, non è mai tardi, però è una cosa che con un po' di responsabilità avresti dovuto fare prima, perché la prima cosa, senti, ho questo problema, con il sospetto di, come dici tu Cristian, con il sospetto di, per evitare proprio di, nel rispetto di tutti, mi porti, ti do 5 euro, che poi non ne vuole perché so che te la portano a casa in quel caso, ti chiamo, mi porti a casa la spesa, una cosa. La seconda cosa, fai molta attenzione ad una cosa, Cristian, è vero e confermo che i supermercati online sono pieni, non trovi fasce orarie, sono bloccati, ma è altrettanto vero che ci sono una marea di supermercati dove io per primo ho trovato la possibilità che ti portino a casa la spesa, non a me, ma se sei anziano o se sei in una situazione dimostrabile grave per la quale
vai tra i privilegiati, tra virgolette, privilegiati è un po' un paradosso, però tra le persone più bisognose, tu sei, appartieni a quella categoria. Sì, quindi, se glielo dici non gliela portano più, se glielo dice non gliela portano più. No, funziona così. Dice... per lei, Enrico, c'è un decreto. Lì non è più quello che fa il direttore del supermercato. Questi provvedimenti non sono di origine interna al supermercato. Le istituzioni. Il problema è che sono le istituzioni che ti abbandonano. Pier, perdonami. Giusto, Enrico. Ma lui no, va bene, lui non è stata ufficializzata la sua posizione, ma la sua compagna sì, se chiama la sua compagna ha tutto il diritto, perché metto un avvocato e comunque sia faccio guerra. E in ogni caso, allora, se noi vogliamo prenderci in giro, ci prendiamo in giro. Ma la domanda che faccio a Christian, tu hai provato a trovare una soluzione per la quale non uscire di casa? No, non l'ho trovata la soluzione, ma ti spiego subito il perché. Ma ti spiego subito il perché. L'hai cercata una soluzione? No, io sto alla legge, io mi applico la legge. La legge dice che uno che è positivo al coronavirus non deve uscire. Allora mi fate il tampone, io risulto positivo, io non esco. Sono d'accordo con voi, perché io posso farvi la stessa domanda a voi. Pier, tu sei positivo al coronavirus? Christian, no, rispondi. Christian, stai dicendo una gran cazzata. Mi devi perdonare. Però aspetta, se io avessi qualcuno, allora qua non stiamo parlando di certezze, stiamo parlando di percentuali di probabilità. Che allora aspetta, te lo spiego subito. Aspetta, che il 26 posso tornare a lavorare senza fare un tampone. A me la TS mi ha detto che il 26 posso tornare a lavorare. Posso risponderti, ti dico il perché? Perché sono degli imbecilli. Esatto. Ma la mia domanda è: tu non sei un'istituzione, no? E tu non sei un imbecille, presumo, no? Quindi, siccome l'istituzione va a cazzi suoi e fa cagare, siamo noi a doverci tutelare. Io devo tutelare te, caro Christian, ma tu devi tutelare me. Non puoi dirmi, perché è una bestemmia venirmi a dire io mi attengo alla legge, perché se tutti ci attenessimo alla legge moriremmo. Perché fa acqua da tutte le parti. È il buon senso di ognuno di noi, Christian, è quello di dire fermati, tu mi hai chiesto a me Pier, ma quante possibilità, cioè tu pensi essere positivo al coronavirus? Io credo di no. Che percentuale? Una percentuale minimissima posso averla. Ma perché? Perché magari ho incrociato mentre andavo giù qualcuno a un metro a starnutito e magari, cioè, è una cosa veramente remota, perché sto rispettando. Vai un attimo a monte, allora in realtà le istituzioni dovrebbero andare a parare là dove ci sono problematiche, come il caso del nostro amico. Le istituzioni in questo momento, in una situazione eccezionale come questa, ovviamente si trovano in una condizione che è difficilissima da gestire, però purtroppo si muore se si viene a contatto con persone che hanno il coronavirus. Allora, pur nonostante l'emergenza sia un'emergenza incredibile e di difficilissima, forse impossibile gestione, però tante persone che contraggono il coronavirus, se non veramente isolate, ne faranno morire altrettante. Non la pensiamo soltanto noi perché siamo più intelligenti degli altri, però bisogna far sì che le istituzioni vadano ad arginare questi problemi, e questo è il concetto, è a monte il problema. Allora, di base, Christian, il discorso qual è? Il discorso è che se io oggi incontrassi Claudio e gli facessi così sulla spalla, sarei un irresponsabile, sarei un cretino. Ma tutto sommato, che possibilità, che probabilità ci sono che io infetti Claudio, che quindi io sia infettato, che Claudio infetti? Minime, perché se Claudio sta chiuso lì a cavoli suoi, io a cavoli miei, minime. È un errore, non sarebbe giustificato, ma le probabilità sarebbero minime. Nel caso in cui, caro Christian, io e te ci incontrassimo e tu mi facessi così sulla spalla, tu che hai delle probabilità molto più alte di me, perché sei a pieno contatto con una positiva.
c'è niente da fare, quindi tu hai delle grosse percentuali di probabilità di essere positivo, e poi così a me, io appartengo a quella categoria di persone vulnerabili, perché io ho fatto 10-12 anni fa, no, di più, 15 anni fa, perché ero in Italia, ho fatto la polmonite con due focolai in un polmone, quindi quando fai la polmonite, la tua difesa immunitaria non tornano più forti come prima, la piccola bronchite va curata da subito, perché sennò una polmonite può essermi fatale e lì ci muori, perché quando diciamo che si muore di coronavirus, in realtà si muore di polmonite, no? Quindi di base un incontro con te a me può essere fatale, è lì che ci andrebbe da parte tua il buon senso. Qualcuno ha scritto prima, dovrebbe, il buon senso è la chiave della guarigione, no? È lì che dovresti, e mi auguro che da oggi tu mi faccia anche la promessa, un pochino più di attenzione, non perché te ne sia fregato, ma perché magari non hai considerato bene quello che sta succedendo, perché il fatto che tu ti possa, non dico nascondere, ma giustificare dietro una normativa sbagliata o una presa di posizione sbagliata e assolutamente dell'ATS, vuol dire comunque mettere a rischio la vita delle altre persone, perché magari tu sei grande, grosso, bel ragazzone, barba piena, e puoi affrontarla in maniera serena, ma magari io che sono più bello di te, passamelo, magari io più bello di te, però non si vede, ma sono vulnerabile, ma a me magari mi porta il cimitero e ho due bambini a casa. È lì che ci vuole un pochino più di buon senso e di attenzione. Per quello ti dico, mi aspetto che innanzitutto rimaniamo in contatto, se hai voglia magari fra qualche giorno ci risentiamo, vediamo se è cambiato qualcosa, se hai avuto notizie, come state, perché ci fa piacere portarvi avanti in questa cosa. Però dall'altra parte mi aspetto che tu ci faccia la promessa di avere un pochino più di attenzione, in che maniera il cane lo devi portare giù, non ci sono storie, non hai soluzioni, però magari sotto casa, proprio davanti, pisciatina, cagatina, lo porti a casa, mentre invece la spesa vai a cercare una soluzione. Te lo chiedo nel rispetto delle persone che magari non affronterebbero questa influenza bastarda, e come magari la potete affrontare voi, magari l'affrontano in maniera critica e qualcuno ci lascia le penne. E il problema è che oltretutto quando ci lasci le pio, ci pensavo stamattina, no? Perché come dicevo a inizio diretta, la mattina mi sveglio come tutti voi, immagino, ci svegliamo, non so perché, è lo stato d'animo, faccio dei sogni di merda ultimamente, che però mi sveglio e magari mi sveglio anche bene, dico ah, poi dico aspetta, 21 marzo chiusi in casa, c'è ancora il Covid-19, non so dove stiamo andando. È primavera oggi, ragazzi. È primavera. È il 21 marzo. Qualcuno direbbe sti cazzi. Anzi no, a Roma direbbero me coglioni invece. Pier, allora, dimmi. Posso? Certo, allora, dimmi. Quello che tu stai dicendo adesso condivido appieno, quindi io cercherò di informarmi presso il mio droghiere se fa servizio a domicilio, cercherò una soluzione, vedrò di attivarmi per arginare questo. C'è un servizio automatico di sorveglianza, ce lo ricordava un... Aspettate un attimo che abbiamo perso un attimo Christian. Aspettate un attimo, niente, lo tiro giù. Aspetta, Christian. Christian, allora lo tiro giù un attimo, vediamo se si riconnette. Rimando, aspettate un attimo. Comunque non sappiamo ancora come funziona e se funziona, ma in realtà esiste un servizio automatico di sorveglianza per le persone che convivono con altre che potrebbero aver contratto il coronavirus. Per cui la situazione teoricamente dovrà diventare gestibile, perché non sarà sicuramente solo Christian a vivere questo tipo di situazione. Gira il telefono, Christian, gira il telefono. Ok, perfetto. Ragazzi, scusate un attimo, c'era Angelo.
Sì, Claudio. Solo una cosa molto rapida, e se lui fosse stato, abitasse in Francia o in Germania, col cazzo che lo facevano uscire, ok? Lui stava a casa, gli mettevano uno di piantone sotto, stai tranquillo che non poteva mettere i piedi fuori, te lo garantisco. Ma il piantone mi doveva portare anche la spesa a casa, mi doveva il piantone. E dovevano farlo, anche questo, assolutamente. Assolutamente, ma certo. Sono d'accordissimo. Ma al 100%, infatti scusami per prima che ti ho attaccato. Scusami, no, hai ragione. Io gli faccio la domanda, ragazzi, ma perché io adesso devo osservare queste restrizioni adesso, quando io il 26 posso ricominciare? Cos'è? Il 26 sono guarito, il 26 mi sparisce il coronavirus, il 26 posso andare, allora, a contatto con altre persone. Ma Christian, no, assolutamente no, e credo, ritengo che se l'ATS non sia totalmente una presa per il culo, fallimentare, una schifezza, come ti arrivi una comunicazione e ti arrivi una proroga della cosa ancora per un altro periodo, e poi verrà qualcuno a... Vabbè, ma deve essere Christian comunque a segnalarlo, un momento di grande confusione. No, le grosse pressioni devono essere da parte tua, Christian. Io ho chiesto all'ATS, gli ho detto: ma perdonatemi, a 26 mi fate rientrare a lavorare, la mia compagna ha il tampone il 30 di marzo, ma se io rientro a lavorare, la mia compagna fa il tampone il 30, il tampone è positivo, cosa devo fare io? Sapete cosa mi ha risposto l'ATS? Mi ha detto che se io non ho sintomi, sono asintomatico, io potrò essere negativo, la mia compagna è positiva, di non preoccuparmi e di ritornare alla mia vita normale. Infatti i portatori sani, la tua azienda che da lavorare non sa che cosa siano i portatori sani, tu potresti tranquillamente, ci sono, esistono, non è fantascienza, la maggior parte delle persone sono state infettate così negli ospedali, ragazzi, tra l'altro, quando andavano si presentavano al pronto soccorso con sintomi che non avevano un cazzo a che vedere col coronavirus, però tornavano a casa infettati dagli altri che erano lì infettati. È chiaro che è un momento di grande confusione, il buon senso bisogna che ognuno di noi metta in campo il buon senso, non può, è giusto quello che dice Pier, abbiamo uno stato di merda, me lo dite, ma figuratevi, cioè, se volete parliamo fino a stasera alle 6, è il buon senso, lo Stato non può arrivare, e per la nostra vita, lo Stato non può arrivare da tutte le parti, ne vale di salvare la nostra vita, la vita dei nostri cari, la vita dei nostri amici, cioè se non vogliamo pensare agli idioti che ci sono a correre, perché fa veramente schifo la situazione, i parchi aperti, le ragazze con i pesi a fare palestra in mezzo al parco, è festa, cazzo è, perché noi dobbiamo andare a lavorare, c'è festa, siamo a casa, andiamo al parco, questa è un'esagerazione, questa è, io non voglio, allora noi abbiamo tutti i giorni, riceviamo, sapete benissimo, convivere alle Canarie, con i nostri amici che vivono qua, altre persone che devono partire, chi telefona per prenotare, perché chiaramente il mondo lo sta finendo. Pier riceve tutti i giorni le telefonate di gente che vorrebbe prenotare, vorrebbe organizzare qualcosa. Sì, la cosa buffa è che a me in realtà mi arrivano messaggi di chi vuole prenotare che è in Italia. Sì, è vero, certo. E penso, ma come dico, ma lei, scusi, ma se la fanno partire, ma lei sa cosa sta succedendo? Cioè, mi sembra un po' surreale, perché in realtà in questo momento noi per primi di vivere alle Canarie dobbiamo mettere da parte qualsiasi tipo di interesse a farvi viaggiare. Noi ci viviamo di questo, però prima di tutto stiamo bene tutti. Quando stiamo bene tutti, che siamo usciti, poi ritardassiamo per venire alle Canarie, però per il momento no, per il momento dovete stare a casa con i vostri cari, con i vostri figli, con le vostre mogli, con le vostre compagne, e stare a casa per uscire da questa. Allora intanto io chiedo a Christian se ci dà la possibilità di risentirlo magari sabato prossimo, fra una settimana, per capire cosa è successo. Tu mi hai detto che il 26 dovresti tornare a lavorare, facciamo una cosa. Facciamo sapere. Facciamo una cosa, mercoledì 25 noi ci sentiamo. No, allora vi dico già in anteprima che io ho parlato già anche con la mia azienda e sarebbe pronta a farmi rientrare lunedì 30. E cosa vuoi che ti dica? Non so cosa dirti. Facciamo una cosa intanto, aggiorniamoci il 25, magari ci mandiamo un SMS, un WhatsApp, okay, come abbiamo fatto in precedenza, Christian, così
mi aggiorni e magari ti reinserisco in una diretta, così ci porti di nuovo un pochino di informazioni riguardo la vostra situazione, no? Perché è giusto dare voce a tutti i gradi di, è vero, dagli ospedali, chi è messo peggio, ma anche chi l'ha contratta come te, la tua fidanzata, e siete là in una situazione, soprattutto te, magari di non sapere, ma dove sono, cioè cosa sta succedendo, e succederà, non succederà, insomma, è da un pochino da vedere. Quindi noi ci aggiorniamo, e come ha scritto anche qualcun altro, vediamo che lo vado a ripescare, ecco qua, Natasha Fanillulo dice: comunque ringrazio Cristian per essersi messo in discussione con questo collegamento, assolutamente sì. Grazie. È un'ottima, è comunque anche dimostrazione di volersi confrontare e di non vivere di presunzione, un po' come hai detto te prima. Io adesso mi organizzerò per capire come evitare, di, nel limite del possibile, di uscire, insomma. Guarda, che io grazie anche a questo tuo programma, mi avete fatto venire in mente, che non avevo mai preso in considerazione, il fatto di interrogare il droghiere e chiedergli appunto di poter portare la spesa a casa. Questa cosa qui non mi è mai venuta in mente. Grazie a voi che ne abbiamo parlato, in effetti potrebbe essere una soluzione anche questa da arginare, da poter uscire il meno possibile. Quindi... Se no ti metti un cartello, forse io sono, ho contratto il virus, grande, vai dai carabinieri, entri in caserma, vai tranquillo che esatto. Qualcuno la spesa te la porta, te lo dico io. Grande così, esatto. Forse ho contratto il virus, perché d'altronde bisogna difendersi da dove... Così non mangia più il ragazzo, non mangia più poi... Ascolta, lui addirittura vive un momento, è asintomatico, non sa se ha contratto il virus, la sua ragazza l'ha contratto e sta bene, fa parte di un'area prediletta tra virgolette, no? Perché noi non l'abbiamo contratto, non sappiamo che cosa ci potrebbe succedere. Se Pier lo contrae è meglio di no, con il suo problema, capisci cosa ti voglio dire? Cioè, dobbiamo tenere presente effettivamente che in realtà anche che tipo di salute in questo momento godiamo. Io in realtà non è che abbia quel grandissimo timore, sto benissimo, sono sano come un pesce, ma cosa ne so nel momento in cui lo contraggo, cosa mi succede? Allora, sai Cristian, io ci pensavo, te lo stavo dicendo prima stamattina, quando mi sono svegliato, mi è venuto il pensiero di dire: ma perché mi sono svegliato? Perché poi dopo ci sono le questioni anche psicosomatiche, no? Ci pensi e ti viene, no? Quindi mi sveglio e dico: un pochino di raschio alla gola, un po' di mal di, appena un po' di mal di, non è che sto prendendo il coronavirus, cioè ti vengono queste cose qua, no? E immediatamente a me è venuto, mi sono un po' visto, ma se io, perché se lo chiappo io devo andare in ospedale, io, perché avendo fatto la polmonite non so che condizione andrei incontro, no? Non potrei vedere i miei figli, e porca puttana, ma se devo schiattare non ho neanche i miei figli per un bacino, cioè pensiamoci, perché le cose, se non le pensiamo, sono superflue, ma se le pensiamo e ce le mettiamo in prima persona, ti caghi addosso, eh? Pier, guarda che io sono quasi un mese che non vedo i miei figli, proprio per questo motivo qua, è quasi un mese che non li vedo. Pensa però che quelli che potresti incontrare hanno anche loro dei figli, per quello dobbiamo ragionarci e trovare una soluzione, perché la troviamo, perché se me la troviamo, Cristian, io ti abbraccio a distanza. Posso fare una battuta, Pier, prima di lo facciamo? Allora, se sei d'accordo, tutti i soci di Vivere alle Canarie, gli mandiamo una colomba di Natale a Cristian, gli mandiamo. E quindi riceve 300 colombe. Una colomba di Pasqua. Vera, quelle che volano. Una colomba di Pasqua. No, Cristian, comunque ragazzi, mi raccomando, sempre morale alto, perché il morale influenza molto il nostro corpo. Certo. Ma è facile dirlo quando non è a casa una suocera come la mia. Sì, Cristian, sì. Allora, condoglianze, Pier, condoglianze. Senti, un abbraccio a distanza e ci sentiamo il 25, Cristian. Ciao Cristian, ciao Cristian. Grazie. Ciao. Beh, insomma, che dire, sicuramente
ci va anche del non dico coraggio, ma esporsi in diretta dicendo io sono, insomma, è una cosa, quindi sicuramente tutta la mia stima a Christian, ma più stima per il fatto che ha promesso che da oggi cerca una soluzione. Non è soltanto quello, il fatto è che lui in realtà è un emblema per tanti che come lui vivono esattamente come lui, peggio di lui, il contatto con gli altri, perché se gli è permesso a lui, a quanti altri è permesso? Per cui è questo il vero problema, cioè la testimonianza, esatto, di Christian cosa vuole significare? Vuole significare che siamo assolutamente in balia dell'arbitrio degli altri, e se, esatto, l'altro è un coglione, sono guai. Lui è una, certo, persona per bene, si copre e va fuori comunque con la mascherina, con i guanti, ma quanti ce n'è che sono, non gliene frega niente, questo è lo spirito, escono così, dice, ma non mi interessa. È chiaro, della discussione di oggi, della testimonianza di Christian, lo spirito che ci deve arrivare è questo. Fa paura, ho paura. Ce ne possono essere, sì, tantissimi. Comunque, ricordatevi, non so Pier quando vuoi chiudere la diretta, cosa vuoi fare, ricordatevi che se il coronavirus è un rischio grosso, è ancora un rischio, perché in realtà nonostante muoia tantissima gente, siamo a percentuali, brutto dirlo, mettiamoci un attimo nella camera dei bottoni, prendiamo un attimo due dati e cerchiamo di capire che in realtà se lo arginiamo sono morte tante persone, ma al mondo ce ne sono altrettante che potrebbero morire. Verissimo questo, però parliamo che al mondo ci sono altrettante persone, fra le quali esiste una nazione che si chiama Italia. Se noi decidiamo di accedere al MES, ricordatevi che una struttura chiamata Commissione Europea deciderà su di noi cosa dobbiamo dare alla sanità, su come dobbiamo gestirla, su come dovremmo gestire le scuole, quali sacrifici dovremmo fare, a che ora dobbiamo uscire, rientrare. Ricordatevi questo, per cui in questi giorni si è corso un rischio grossissimo. Se qualcuno non sa in una prossima diretta esattamente che cos'è il MES, e sicuramente oggi si documenterà, ne parleremo magari lunedì o martedì, perché spiegheremo cos'è il MES, parleremo della situazione della Comunità Europea, perché è un altro argomento, perché mi sono arrivati tanti messaggi anche ultimamente di gente che dice credo che sia il caso di parlare anche dell'economia che verrà, dell'economia, e di cominciare a capire dove si ha intenzione di andare o di rimanere, perché qua parliamo, si rimane in Comunità Europea, ha senso, non ha senso, perché ha senso, perché non ha senso, e ne parliamo. Intanto io volevo ricordare a tutti, come vedete qua sotto che continua a scorrere, che il 3 aprile iniziano i corsi online di Vivere alle Canarie di spagnolo. Dei bel corsi modo online, di passare un po' di tempo, visto che siamo chiusi in casa. Bello. È il modo, visto che siamo chiusi qua, innanzitutto è il modo di... Abbiamo del tempo a disposizione, perché quello che abbiamo... abbiamo tempo, è quello che ci rimane, no? Quindi di questo tempo perché non utilizzarlo imparando lo spagnolo, visto che tutti quelli che ci seguono è perché in qualche maniera hanno interesse, sono già in Canaria o devono venire o vorrebbero venire o hanno il sogno di venire, quindi prepariamoci assieme con lo spagnolo. Questi corsi durano 3 mesi, sono 2 lezioni a settimana di 2 ore a lezione. Abbiamo già una classe chiusa che è perché si fa il martedì e il venerdì, ogni martedì e ogni venerdì. Questa classe dalle 16.30 alle 18.30 è già stata chiusa, ce n'è una aperta per chi vuole partecipare, che è la mattina dalle 9 alle 11, lo teniamo online, sarà esattamente come lo state vedendo sul vostro video, così, maestra o maestro, poi sarà una sorpresa anche quella, e 3 alunni, perché le classi, io ho scritto che erano 5-6 persone, in realtà perché si faccia una cosa fatta bene, perché per me è interessante anche che la gente impari, abbiamo pensato di dimezzarle, classi da 3, 5-6 classi ma da 3 persone, in modo tale che c'è un contatto diretto. Le lezioni si terranno 2 ore 2 ore, delle 2 ore 1 ora è dedicata alla spiegazione, quindi
questo, l'alfabeto, non l'alfabeto, i verbi, la coniugazione, gli oggetti, gli articoli, i colori, i mesi, le stagioni, insomma, un po' tutto, e l'altra ora sarà conversativa, si terrà conversazione, perché questo tipo di corso non vi permetterà di... Quante persone alla volta? Tre alla volta. Allora, Maurizio Lanzillo dice: Pier, perché non mi mandi le istruzioni via mail come attivare la procedura? E guarda, c'è scritto qua, per iscriversi abbastanza come hai fatto te, Maurizio, che ti sei iscritto, mandarmi un messaggio, un sms. Io poi con voi vi ricontatto uno a uno e vediamo l'orario, la classe, eccetera. E poi ti ho mandato stamattina la mail di conferma con tutta la spiegazione. Ciao Maurizio! Il corso, come ha scritto anche Daniela Canali, grazie Daniela, costa 100 euro al mese. Ed è il modo di imparare, di approfittare di questo tempo morto, perché tanto morto non lo sia. Maria Rosaria Bianco, 100 euro al mese, e ha l'obiettivo anche dell'utilità di conoscersi, per conoscere anche altre persone e di passare un po' di tempo insieme per stare un pochino insieme, anche perché, come vedete, sarà così: una persona qua, maestro, e poi tre persone a lato, come vedete, dove c'è Enrico ci sarete voi, dove c'è Claudio ce ne sarà un altro, e sotto ce ne sarà un altro. Le classi saranno impostate così, sarà semplice. No, Marino, non serve base, zero, non serve base. In tre mesi si impara tanto, ragazzi, seguiti così, perché... Allora, sì, ma Maurizio, allora, innanzitutto non è necessaria una base, anzi, meno sapete all'inizio è meglio è, perché si inizia un percorso da zero assieme, quindi meglio è. Maurizio Lanzillo poi dice: no, dice, per attivare la webcam in multicollegamento, per non arrivare il primo giorno a non sapere come collegarsi, qualche giorno prima vi chiameremo noi e faremo una prova, come stiamo facendo singolarmente, per vedere che abbiate capito, perché poi è semplice, io vi mando un link, voi dovete cliccare sopra, basta, siete già in linea, però lo facciamo assieme e lo proveremo. Guarda Maurizio, voglio fare una prova con te, aspetta un attimo, guarda, allora Maurizio, pettinati anche se sei pelato, aspetta un attimino. Io insisto che per i calabresi siciliani non serve questo stage. Questa. Allora, Maurizio, ti ho mandato un messaggio sul link, su WhatsApp, clicca, e così ti faccio vedere come funziona. Così la prova. Maurizio è il primo a essersi iscritto al nostro corso. Allora, mi ha scritto adesso anche Luca Martorelli, voglio partecipare, mi piace il corso e mi candido. Ciao Luca. Ti scrivo dopo, Luca, ti scrivo quando finisco la diretta. Intanto ancora del caffè. Pier, io le prove di quello che dico, non lo dico così a caso. Sì, lo so. Allora, Rosa Petti scrive: basta l'iPhone, io solo quello, va benissimo. Se uno ha il computer va bene, ma anche il cellulare, l'iPad. Se lo vuoi cambiare con un Samsung, mi dai l'iPhone, io ti do il Samsung, che va meglio, c'è problema. Delia in poco. Sì, ciao Delia, sì, anche lei vuole partecipare. Dopo ti scrivo anche a te, Delia. Daniela Canali: ci vuole il computer? No Daniela, non è necessario che sia il computer, che sia l'iPhone, il telefono. Allora, innanzitutto vedi Maurizio adesso, eccolo qua, vi mando in diretta, ecco Maurizio. Aspetta, Maurizio, eccolo. Ciao a tutti. Hai visto, non ti riconosco con il maglione, cosa fai con il maglione? Fa freddo qui, sta piovendo. Non mi piace vederti con la polo, tutto solare. E qui Sofia piove, Loren, piove da stamattina. Mamma, Sofia Loren dov'è? È fuori. No, non si vuol far vedere. Ciao amore! Salutamela. Ciao Enrico! Ciao. Senti una cosa, Maurizio, hai visto? Tu sei perfetto. Hai visto che semplice? Io vi tiriamo su, anche perché poi questa è esattamente la schermata che vedrete.
maestra sopra, maestra sopra, sotto gli alunni. E sì, si faranno gli esercizi, vi daranno i compiti, è bello. Certo. Maria Rosaria Bianco dice: quanti collegamenti settimanali per il corso di spagnolo? Sarà per 3 mesi, tutti i martedì e tutti i venerdì. Per il momento, poi ci saranno altre classi negli altri giorni. Adesso intanto la classe di Maurizio è già stata chiusa, ne abbiamo un'altra aperta e piano piano come le chiudiamo. Però Maurizio, prima noi abbiamo pensato di farle da 5-6 persone. In realtà farle da 5-6 sarebbe più interessante forse per noi, ma non mi interessava tanto quello, mi interessava di più che fosse una cosa più intima, che fosse una cosa più che porti un obiettivo, che quello comunque sì, stare in compagnia a dirci quattro cazzate, ma che poi impariate, quindi che non fosse una cosa troppo dispersiva. Cioè, Maurizio chiama dalla Sardegna, perlomeno lui vive in Sardegna, in una bellissima terra. Sei in Sardegna adesso, Maurizio? Sì, siamo a Pula, provincia di Cagliari. Bello, bello, bello. Però bisogna dire così perché sua moglie mena, se parli male della Sardegna. Sì, infatti. No, scherzo, è bellissima. Bella, cioè, bella. Comunque ha fatto veramente piacere provarlo. Dai, ma te l'ho detto, poi comunque noi prima facciamo il test sempre, certo, in modo tale che quando poi c'è il giorno della lezione funzioni tutto e non ci troviamo nessuno di noi impreparato. Lucia Fontana dice: ma il maestro è giovane? No, perché si impara meglio noi donnette. Allora, a parte che se ci fossi io, che qualche volta ci sono anch'io, però credo di essere un bel pezzo di giovanotto, Lucia, non è che... Pierre, però a te non ti vedo. Sai perché? Te lo spiego perché non mi vedi. Allora, ecco, hai detto una cosa interessante, perché con il cellulare, chi lo fa con il cellulare potrebbe incombere in questo, nel non vedermi a me. Per cui di conseguenza il professore anche. Sì. La cosa migliore è avere sicuramente il computer. No, davanti al computer, io ci sono davanti al computer, ti vedo dal computer, ti vedo. Vedi, è il cellulare. È sul cellulare che probabilmente... Vedi, ce l'hai il computer? Allora, aspetta che mi hanno scritto Lucia Fontana... No, aspetta... Rosa Petti, io ci sto, poi però spero di mettermi in contatto. Però Pier, cosa sapremo a fine corso? Dialogare, Rosa, dialogare. Io vi devo mettere, io chi per me o la maestra, il maestro vi deve mettere in condizione di arrivare, poter andare a fare la spesa tranquillamente parlando una base di spagnolo, se avete bisogno di andare a fare una visita medica di controllo senza problemi, se avete bisogno, chi deve andare a cercare lavoro che possa tenere un colloquio, insomma... Una cosa indirizzata così, allora aspetta che è tornato Maurizio. Dire le parolacce correttamente, perché... Dire le parolacce con l'accento giusto. Corrette, non... Allora, un attimino solo, scusatemi. Quindi Rosa, se ti vuoi iscrivere, come chiunque voglia iscriversi, deve mandarmi un messaggio, un WhatsApp, un SMS sul mio numero, che è quello che vedete che scorre sotto, il magic number, così come... gli antichi chiamavano il 373-7742-186. Cristina Vivona mi dice: ciao Pier, vorrei iscrivermi anch'io, però l'orario del pomeriggio perché lavoro. Ne aprirai un'altra pomeridiana? Allora, ripeto, per tutti coloro che vogliono iscriversi, mandatemi un messaggio. Poi scrivetemi anche la fascia oraria più o meno. In base a quello io cerco di incastrarvi. Per esempio, Cristina, io credo che si possa fare una classe... 16:30. Fabrizia ha scritto una mezza frase. Io ho bisogno di fare. Riscrivi, Fabrizia, che ti rispondiamo. Non c'è problema. A parte che hai tutti i nostri numeri, tu puoi chiamarti. Comunque, le creiamo, le classi le creiamo. Sergio Fabiano, pagare questo corso come si fa? Mese per mese con bonifico bancario. Fabrizia Reina, ha bisogno di fare, aiutatemi. Non ho capito cosa. Angelo, adesso mi scrive, gliel'ho già chiesto. Scusami. Adesso mi scrive.
Ascolta, c'è differenza se l'ha invitato o se è fuori, perché dicono tutti che, vedono, che ci vedono tutti e quattro dal cellulare. C'è qualcuno che ha un ritorno strano, vabbè. Allora, aspetta, Sandro dice, basta, se non dal cellulare basta girare la telecamera e vedi tutti. Non lo so, provate. Comunque sia, ripeto, per tutti coloro che vogliono iscriversi, avete qua sotto il numero di telefono, mandatemi un messaggio e poi mi metterò in contatto io. Allora, è tornato Maurizio che ci fa i dispetti oggi, vai viene. Comunque sia, ripeto, per tutti ciao, Maurizio. Che vogliono iscriversi, avete qua sotto. Devi però fermare la mia diretta, Maurizio, se no la sentiamo in ritorno. Mi puoi congedare per piacere, devo scappare. Sì, un abbraccio Claudio. Adesso vi sto guardando tutti, grazie. Claudio, ti chiamo dopo. Comunque sì, vedi, si vede bene, ci vediamo, quindi non c'è problema, la cosa funziona bene, dai. Allora, senti Maurizio, io approfitto. Adesso ti sto guardando dal computer, perché io ho scaricato WhatsApp anche sul computer. Okay. Sì, sì, perfetto. Sì, allora, dal computer siamo sicuri, dal cellulare è possibile, solo che alcune volte qualcuno mi ha detto che non vedeva me. Bisogna fare delle prove comunque, perché bisogna poi fare delle prove. In ogni caso, io direi che anche oggi la nostra diretta, anche interessante, l'abbiamo fatta. Abbiamo toccato anche degli argomenti delicati. Però un'oretta e un quarto ce la siamo passata insieme, Maurizio, come sempre. Anche perché, come dico sempre, è vero che noi facciamo compagnia a voi, ma mai come in questo momento voi fate compagnia a noi, Maurizio. Mai come in questo momento, perché sapere di avere quell'appuntamento giornaliero dove ci raccontiamo due barzellette, ci raccontiamo un accaduto, oppure ci diciamo attenzione, guarda che non facciamo così tutti assieme, o magari portiamo testimonianza di chi dalla Sardegna, è una cosa importante, anche perché in realtà poi io poi il mio punto di vedere le cose, giusto o sbagliate che siano, no? Io sono sempre un po' restio dal prendere il 100% di quello che i media ci raccontano, perché io ritengo sempre che alla base c'è sempre un interesse di audience, di interesse pubblicitario, di marketing, e quindi quando le testimonianze dirette, perché io se ho ospite Maurizio dalla Sardegna, è perché Maurizio deve raccontarmi una sua esperienza, non ho sentito dal vicino che c'è il cugino del macellaio. Quello non mi interessa, perché sono notizie non accreditate. A me mi interessano le informazioni personali, le testimonianze personali, perché non sono discutibili, no? È un po' come ieri quando ho raccontato di fare la spesa fuori al supermercato, 700 metri di coda, oppure l'acqua 7 euro. L'ho visto io, non me l'hanno raccontato. Queste informazioni sono quelle che noi dobbiamo portare a tutti. Quindi, Maurizio, io ti saluto, ti congedo, ci sentiamo presto e grazie per essere entrato in diretta con noi. Un abbraccione. Ciao Maurizio. Ciao Maurizio. Ciao. Allora, Harry, ma io te lo faccio vedere, perché tu devi sapere che io faccio la diretta, vedi, ho messo anche la giacca, no? Ma io sono in mutande, perché devi fare, siamo messi così. Però vi faccio vedere la parte bella, perché le mutande non sono belle da vedere, però queste sì. Guarda qua, guarda che roba, queste belle, qua, bellissime. Qua devono scattare i cuoricini, tutti, tanti, dai. Sì, qui mi piace, devono spaccare. Ragazzi miei, ragazzi, anche oggi cercheremo di passarcela, domani vediamo di passarcela pure e tireremo anche la fine di questo periodo brutto. Ricordatevi di avere un pochino più di sensibilità e di attenzione per il prossimo, quell'amore, detto così, l'amore per il prossimo sembra un po' da Padre Pio, da San Francesco d'Assisi, quindi magari non ve lo dico così, però un pochino più di attenzione anche per gli altri, perché
ripeto, le cose sembra che non ci appartengano mai, non ci possono appartenere mai fino a quando poi non ci entrano in casa. E quando ci entrano in casa è brutto pensare che gli altri ci chiudano la porta. Allora, ci sono in giro molti invulnerabili, perché bisogna dire che in realtà tante persone si sentono invulnerabili. Io quando vedo qualcuno che si avvicina un po' di più al supermercato, nonostante la mascherina, nonostante il gel, io lo dico, ascolta, io mi allontano, non lo faccio per me, ma lo faccio per te, tu non sai chi sono. In questo modo proteggo anche la mia persona, per cui senza nessun problema, senza essere maleducati, che si allontanino le persone. E però dobbiamo pensare a tutti così, nel semplice. Allora, Marco Antonini, credo che lo stia chiedendo a me, credo, è scritto, ma tu da dove trasmetti? Io, Marco, sono in Italia, Roma, combatto questa cosa sul campo con gli italiani. Io invece trasmetto dall'ufficio di Vivere alle Canarie, Gran Canaria, sud di Gran Canaria. Maspalomas, sì. Maspalomas, esatto. Sì, poi quando arriverete vi spiegheremo che cos'è questo Maspalomas. In realtà ci sono i nomi dei paesi, in questo caso siamo a Meloneras. Dove... Daniele Stefanoni dice, più che da Padre Pio, da Gesù. È dura, ragazzi, qui bisogna invocarli tutti, perché è una bella bestia questo. Questo virus è una bella bestia. Non perdiamoci neanche, poi magari la faremo una diretta dove ognuno di noi dirà che cosa pensa, quali siano le provenienze. Una cosa importante che dovremmo anche discutere è la storia dei caccia che stanno riempiendo l'Europa. Seguitelo questo particolare, non è da poco. Seguite questo in ogni caso volevo anche dirvi che nelle prossime dirette, perlomeno quando le farò io, perché per un po' vi terrò compagnia, sono libero, quindi per un po' vi terrò compagnia, quando non posso le faranno solo gli altri, ma durante le mie dirette di sicuro volta per volta inviterò a partecipare, come abbiamo fatto oggi, inviterò sempre qualcuno di voi a partecipare, quindi tenetevi tutti caldi, perché prima o poi ognuno di voi potrà dire la sua. E assolutamente sì. Esatto. Questo è importantissimo, perché veramente avremo modo di rivedere tante persone, ma anche di conoscere personalmente le persone che seguono le nostre dirette da tantissimo tempo. Certo. Non era ragionevole interrompere per inutilmente, tra l'altro sarebbe stata un'interruzione inutile, interrompere un dialogo con delle persone che dura da anni, non da un giorno, da anni e anni, tutti i giorni, per cui lo continuiamo, viviamo insieme questo tipo di avventura, vediamo di venirne fuori, aggiornarci giorno per giorno, sperando che sia come oggi, dove non abbiamo mai avuto persone che hanno denunciato di essere affetti. Ecco, continuiamo così, cerchiamo di fare i bravi noi e di spingere gli altri a essere un po' più prudenti. È dura, perché è dura, però bisogna esserlo. Sì. E vorrei chiudere la diretta di oggi ancora un'altra volta ringraziando tutti gli infermieri, i dottori, ma lo dico veramente con un senso di rispetto enorme nei loro confronti, tanto quanto ieri. Sapete le solite foto che stanno girando di quelle ragazze messe tutte sopra, infermiere messe così che dormono, oppure quella ragazza che si è tolta la mascherina, aveva tutte... Non so come ieri girando mi sono ritrovato su una foto di questa ragazza segnata con le piaghe dalla mascherina e c'era il link della sua pagina Facebook e ho cliccato sopra e la sensazione che ho avuto è stata di stupore, quasi questi personaggi fossero... non fossero persone normali, no? Fossero dei supereroi, ma intoccabili, o forse anche figure create, no? In realtà vedevo sta ragazza che con le date nei post precedenti a questo dramma, al coronavirus, con una vita normale, che andava a correre,
che andava al parco col fidanzato, col marito, non mi ricordo, e sono rimasto un po' guardando queste foto così dicendo: cazzo, che persona enorme che è questa qua. Rischia la propria vita, non è da tutti, ragazzi, non è da tutti, perché siamo tutti. Allora, in un vecchio, adesso non mi ricordo che film era, una vecchia barzelletta, cioè siamo tutti con il sedere degli altri. No, perché siamo tutti qua a dire: ah, ma come tu non faresti? Ma se mi chiamo io, se ero io, avrei fatto. Poi ti ci voglio vedere a fare le cose. Volevi dire Ricchioni? Volevi dire Ricchioni? È un cretino, che devo fare? È un cretino. Allora, il discorso cretino, cosa devo fare? Ah, il discorso è che, ripeto, vederli così dici che bravi, basta, uno pensa alla propria vita. In realtà queste persone sono veramente delle persone, l'eroe noi lo intendiamo come quello dei fumetti, in realtà questi sono persone enormi, persone. Tutta la mia stima, tutto il mio affetto, tutta la mia solidarietà e tutta la mia tutto quello che posso per queste persone. Noi non abbiamo bisogno solo di queste persone sul campo, ma come dicevi tu, l'eroe è quello che tutto sommato ci dà una speranza. Potremmo essere noi, potremmo essere. Queste sono le persone che effettivamente oggi danno il valore dell'essere umano, perché se no il divismo, tutte le cose finte, sai come la pensano, lo sapete ormai tutti come la penso su queste cose. In realtà questa è gente vera, è gente che veramente il giorno prima era a vivere una vita normalissima, e oggi quando sei dentro ti trovi, nel senso che se ti trovi dentro poi lo fai anche tu, credetemelo. Poteva essere ognuno di noi, nessuno di noi si sarebbe ritirato indietro, ve lo posso garantire. Però non garantire perché no, mi ricordo in provincia di dove ci sono 200 medici che si sono messi in malattia, Enrico. Lascia perdere che non è per tutti, lascia stare che c'è sempre poi anche il furbo. È il furbo, lo quello sciacallo, quello è il coglione, però non è da tutti. Non è da tutti, sì, perché forse. Io ti dico una cosa, Enrico, se io fossi stato... No, ma non volevo sminuire, attenzione. No, ma ti spiego... Non passassero sempre per... ti spiego una cosa. Se io fossi stato un dottore, avrei dovuto scegliere, Enrico, perché per continuare a fare questo lavoro mi sarei dovuto separare dalla mia famiglia, perché non avrei messo a rischio la mia famiglia. Enrico, è così, Enrico. Io non posso pensare di andare a fare, io, Pierangelo, giusto o sbagliato che possa essere, ma io non posso pensare di andare a farmi 12 ore in ospedale e avere delle possibilità di essere infetto alte e tornare a casa da mia figlia, da mia moglie, non posso. Se decido Ascolta, non puoi capire come l'avresti pensata se ti trovavi in una corsia piena di gente che stava morendo e di cadaveri. Credimi, non dico che non l'avrei fatto, ma avrei fatto così, mi sarei preso una stanza in ospedale, avrei dormito per terra per non rischiare. Poi gente come noi, figurati, ma stai scherzando, ma non io la vedo in larga misura che la gente si sarebbe tranquillamente adoperata. I coglioni ci Enrico, sono. Enrico, stanotte, perché tu dicevi gente come noi, di cuore, eccetera, no? Stanotte sentivo mia suocera in camera: aiuto, sto male, aiuto. Mia moglie mi ha detto: ma cos'è? Gli ho tenuto, sta dormendo, sta sognando, tua mamma, dormi. Eh sì, perché se l'aveva lei il coronavirus andava bene così, Va bene. Ragazzi, vi saluto a tutti, è stato un pomeriggio interessante. Ragazzi, noi ci vediamo domani con una diretta senza... No, domani, Enrico, ti anticipo già che domani, poi dopo ti spiego, ma domani saremo in diretta con... Ah, ecco, a proposito, domani, perché la conoscete già, tanti l'hanno già conosciuta, ma domani saremo ancora con Silvia. Ah, con Silvia, ok, perfetto, va bene. Domani ci sarà Silvia e quindi parleremo... facciamo lo stesso giochino con Silvia, almeno ci parla un po' con Silvia. Certo, okay, assolutamente sì. Okay, ciao Vincenzo Olivo, un grande abbraccio! Ciao Vincenzo! Mi ha scritto: ciao Pierangelo, un grande abbraccio, ti stanno facendo incazzare, falli schiattare!
Vincenzo Olivo è il signore che vabbè ha vinto il grande concorso, ma quello che ha bruciato le mani di tutti con le bombette per tutte le Canarie, sapete lo scherzo? Esatto, sì, sì, sì. Esatto. Tra l'altro, perché qualcuno in qualche commento l'avevo visto, mi aveva chiesto, ma quello che aveva vinto il nuovo concorso è chiuso in casa come noi? Quando passerà deciderà su quel che vuol fare, per il momento è chiuso in casa. Come tutti, ragazzi, state a casa, io resto a casa, mi raccomando, ci vediamo domani alle 3, alle 15 con Enrico e con Silvia. Ci vediamo domani e se volete iscrivervi al corso di spagnolo, un SMS o un WhatsApp al mio numero 373-7742-186, come lo vedete qua sotto in pressione. Un bacio a tutti, ciao Enrico. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao. Ciao a tutti.